Abbiamo indetto una conferenza stampa sulla base di un documento che i comitati di quartiere e associazioni hanno sottoposto al, come dire, alla firma di 14 soggetti tra comitati di quartiere e associazionismo, okay? Sulla problematica dell'ospedale di Teramo, cioè della delocalizzazione dell'ospedale di Teramo, una situazione che va avanti ormai da qualche anno, per cui noi abbiamo sempre avuto una posizione abbastanza, come dire, non tanto critica rispetto alla delocalizzazione e quant'altro, ma rispetto ad alcune posizioni, cioè il problema è di natura di pianificazione. Noi l'abbiamo sempre sostenuto che pensare oggi in una situazione in cui c'è una forte crisi economica e di mercato, pensare a un utilizzo di fondi pubblici per fare per replicare una ennesima struttura a Teramo ci è sembrata eccessiva, per cui ci stiamo muovendo in questa direzione. Già allora, quando ci fu la candidatura a sindaco, sottoponemmo all'attenzione dei due candidati un documento nel quale chiedevamo che, qualora la struttura dovesse essere delocalizzata o spostata, chiedevamo un cambio di destinazione d'uso del vecchio presidio, del presidio sanitario Mazzini, per cui dice, questa struttura che fine farà con l'ennesima struttura da realizzare a Piano d'Accio o in altro luogo? Che cosa sarà del vecchio ospedale Mazzini? Oggi pensare a una nuova struttura che si va a localizzare a Piano d'Accio potrebbe creare quegli stessi problemi di abbandono e di declassificazione e dequalificazione di quel pezzo di territorio.